Eccoci. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. E ringrazio innanzitutto, ecco, i partecipanti che per il momento ci sono, altri vedo che stanno entrando. Grazie ancora per essere con noi. Quindi ecco, ringrazio tutti chi è ormai già ospite abituale della nostra Academy e chi invece è la prima volta che partecipa ai nostri webinar di Lab. Faccio una breve presentazione. Io sono Cristian Maddaloni e sono Marketing Specialist del team di Lab. Sarò il moderatore del webinar e oggi con me ci sarà Roberto Siconolfi, che ringrazio. Ciao Roberto e grazie. Ciao, ciao, grazie a voi. Roberto sarà il relatore di questo webinar e lui è un sociologo saggista che ormai collabora con noi da anni, non solo per l'Academy di Lab, quindi per i suoi webinar, workshop e corsi di formazione, ma anche per quello che riguarda appunto il nostro blog. Quindi Roberto è anche autore dei nostri, di alcuni nostri contenuti e a fine webinar, anzi, nei prossimi giorni, quando appunto vi invierò il materiale, vi inserirò anche la biografia di Roberto, così volendo potete approfondire la tematica con i suoi articoli del blog. E faccio delle brevi precisazioni prima di iniziare. Allora, ci sarà la registrazione del webinar e anche le slide saranno condivise. Quindi ecco, nei prossimi giorni, come tutto pronto, vi gireremo tutto per email. Ovviamente per eventuali dubbi, domande o informazioni potete utilizzare la chat del webinar oppure la sezione domande e risposte. Ci sarò io che modererò appunto le domande, le porrò a Roberto, al relatore, e poi appunto ci sarà una risposta alla fine del webinar in conclusione, ecco, nei soliti 5-10 minuti che ci prendiamo per ascoltare le vostre domande. Bene, io non vi levo ancora altro tempo, vi lascio al webinar Intelligenza emotiva dalla realtà al web con Roberto Siconolfi e come sempre auguro un buon webinar a tutti. L'argomento di oggi è un argomento fondamentale da vari, insomma, in vari ambiti della vita, da quella quotidiana, direi, fino a quella lavorativa. L'intelligenza digitale oggi, l'intelligenza emotiva è una delle skill più richieste oggi in ambito lavorativo. E quindi di conseguenza anche in un ambito digitale vi è diciamo, essendo i media, e questo argomento l'abbiamo trattato in numerosi articoli e webinar, oggi ne riparleremo, una protesi dell'essere umano, ed essendo i nuovi media una protesi delle parti psichiche, ma soprattutto direi, non lo dico solo io, ma lo dice innanzitutto Marshall McLuhan, delle parti emotive dell'essere umano, delle parti subconsce, delle parti inconsce. Poi la psicanalisi ci può dare una migliore definizione di questi due termini, ma insomma li utilizziamo come intercambiabili, nel senso di inconsapevoli, le parti inconsapevoli dell'essere umano. E quindi è fondamentale avere una buona padronanza delle proprie emozioni, un governo delle proprie, anche una capacità di percepire, recepire anche quelle altrui. In fin dei conti siamo sempre in una società, quindi diciamo c'è l'altro, ci sono i nostri colleghi di lavoro, ci sono i nostri amici, ci sono i nostri familiari, ci sono gli sconosciuti. È fondamentale oggi come oggi, sempre di più, e infatti l'intelligenza emotiva sta diventando, e questa è una cosa positiva, sempre più argomento di studio anche a livello scolastico, e quindi è fondamentale sempre più la capacità di recepire, riconoscere e governare le emozioni proprie e anche quelle altrui. E da un punto di vista digitale, meglio ancora, come dicevo appunto, l'impatto sul campo emozionale dei nuovi media è talmente grande, e lo vediamo nella quotidianità. Ecco perché poi queste nozioni, poi alla fine farò anche delle piccole proposte di esercizio. Alla fine i nostri webinar, come dicono anche le nostre schede di presentazione, sono finalizzati anche a un sapere concreto, a un saper fare, non solo a un sapere intellettuale,
ma a conoscere delle informazioni che possono essere spendibili nella vita lavorativa, ma anche nella vita quotidiana, alle volte anche nei momenti più impensabili, perché alcune di queste proposte di esercizio saranno relative, ad esempio, a quando guardiamo la televisione, a quando. Per chi la guarda, ovviamente, ma per quando siamo sui social network, per quando guardiamo un contenuto da un social network. Quindi cominciamo anche con la presentazione delle nostre schede. E quindi appunto intelligenza emotiva dalla realtà al web, perché il lavoro che facciamo oggi è quello di studiare per ora intellettualmente, poi anche con delle proposte di applicazione pratica alla fine, quelli che sono i criteri fondamentali, le abilità fondamentali della cosiddetta di questo campo di studio, di ricerca e anche un campo di conoscenza, più che solo di studio, intendendo la conoscenza come un qualcosa di più ampio, che non sia semplicemente intellettuale, dell'intelligenza emotiva, e trasferire queste conoscenze dalla realtà al web per una sana ed equilibrata azione nel mondo del digitale. Lo scorso webinar è stato proprio sull'etica nel mondo del digitale. Invito tutti ad andare a vedere, a scaricare il materiale e a vedere anche quel webinar fondamentale, perché l'etica intesa come un'applicazione concreta e non come un castello di nozioni e di concetti che sarebbe bene applicare, ma che poi con difficoltà. Sempre più, diciamo, gli individui, i soggetti, gli uomini, gli esseri umani, non riescono a mettere in pratica. Invece, diciamo, un comportamento etico è immediatamente osservabile dal tipo di reazioni che abbiamo nel nostro agire nel mondo digitale. Se mettiamo in campo delle azioni equilibrate, riceveremo delle reazioni altrettanto equilibrate. Laddove invece le nostre azioni sono squilibrate, e per squilibrate intendo sono cariche di emotività negativa, come oggi, di emotività distruttiva, come oggi andremo a vedere collegando le abilità dell'intelligenza emotiva anche agli insegnamenti di talune fondamentali discipline di carattere spirituale, che dall'Oriente all'Occidente ci parlano della padronanza delle emozioni come appunto, o meglio, delle emozioni, del campo delle emozioni, come di quel materiale fondamentale utile alla nostra elevazione anche interiore. E quindi oggi veramente spazieremo in tanti argomenti e conoscenze importanti finalizzate a un agire quotidiano etico, per come l'ho detto io, equilibrato. In tutti gli aspetti della vita, dal mondo, dalla vita quotidiana, dalla relazione con i nostri più prossimi, alla vita lavorativa e al mondo digitale. Tu chiamale se vuoi emozioni, diceva la canzone famosa di Lucio Battisti. Questo ci fa capire di quanto questa materia, chiamiamola in questi termini per farci forse capire meglio, questa materia sottile, non tangibile, non solida, quanto questa materia sia importante nella nostra vita quotidiana e forse ancora di più nella vita odierna. Noi vediamo tutti i giorni, a seconda di come la si voglia pensare sui fatti del mondo, però diciamo una cosa è certa e vale per tutti gli schieramenti che viviamo. Come possiamo dire, tempi interessanti, dice il vecchio proverbio cinese, per tempi interessanti loro intendono il caos più totale, e lasciandoci anche, diciamo, una possibilità di comprendere che forse laddove il caos, la negatività, si fa sempre più intensa,
allora forse ci sono ancora più opportunità di elevazione dell'essere umano, delle moltitudini, dei popoli. È una skill fondamentale, nel mondo del lavoro e del digitale, l'abbiamo detto, ci sono anche, diciamo, le indicazioni dei più noti, programmi, le più note progettualità, macrosistemiche in ambito lavorativo, economico, che, diciamo, con una innegabile, con un innegabile pragmatismo, chiedono al lavoratore del presente e del futuro, al lavoratore dipendente, all'imprenditore, a chi che sia, una grande capacità che è quella appunto di essere in grado di leggere le emozioni a partire da quelle proprie a quelle altrui. Quindi l'emotività, il campo emotivo, iniziamo ad utilizzare un linguaggio forse più scientifico, perché anche questa è scienza, la scienza non si occupa solo del mondo tangibile, del mondo osservabile con i microscopi e con i telescopi, ma o del, diciamo, del mondo ripetibile in laboratorio, secondo appunto il metodo galileiano, ma o meglio, anche questa parte della realtà che non è tangibile, ma che forse effettuando le giuste sperimentazioni con i giusti strumenti operativi, sarebbe forse anche questa ripetibile in laboratorio. E quindi il campo emotivo è anch'esso campo e materia di investigazione scientifica, così come lo è il campo psichico. Poi dedicheremo un webinar più specifico anche alla logica nel mondo del digitale, così come nella realtà quotidiana non digitale, anche se questa divisione, come ben sappiamo, è sempre più inutile, perché oramai il livello di incarnazione, di cablatura, ecco l'ultimo articolo che è uscito sul blog di ADV Media Lab, sul postumano, l'ultimo articolo a mia firma, parlava proprio dell'alto livello di cablatura delle reti neurali dell'uomo con i social media. Di conseguenza possiamo dire tranquillamente che noi siamo già postumani, non c'è bisogno di installare dentro di noi alcun microchip, non c'è bisogno di modificazioni corporee specifiche, che sono forse più buone per i film di fantascienza, benché anche la fantascienza non abbia una sua capacità di insegnare tante cose sulla realtà. Ma che appunto, come dicevo, la divisione tra mondo digitale e mondo reale ormai non esiste. Noi siamo on life, direbbe Luciano Floridi, non più offline o online. Di conseguenza, ci vuole ancora un maggiore grado, una maggiore capacità di saper, vedere, osservare e agire in nome di questa, alla luce di questa osservazione e di questa visione, di questo ascolto. Anche tutte quelle cose che sembrano, o meglio, per una, diciamo, per un luogo comune di carattere culturale, pensiamo che non esistano o che non siano materia di studio, che debbano essere in fin dei conti lasciate a se stesse. Queste cose sono la logica, quindi la parte psichica, che investe inevitabilmente la parte psichica, e quella che vediamo, che stiamo vedendo oggi, che è appunto la parte del campo emotivo. I media hanno quindi un loro funzionamento psicoemotivo. Ho messo questo breve estratto del saggio di Marshall McLuhan, che ho messo in bibliografia con il titolo italiano Gli strumenti del comunicare, ma che ho invece lasciato con il titolo originale Understanding Media, perché understanding dà quell'idea di movimento, di dinamicità, che è l'idea della nuova, ovviamente, per modo di dire, perché McLuhan comunque è un autore del Novecento, interpretazione dei media. I media non sono più un semplice artificio, per come lo intendiamo noi, quindi come una specie di martello che lo prendiamo, lo utilizziamo e quando non ci serve più lo rimettiamo nella cassetta degli attrezzi. I media sono un'altra cosa, i media dell'era elettrica, i nuovi media in particolare dell'epoca digitale.
sono qualcosa che rimodella, riplasma l'essere umano, riplasma le nostre parti. Roberto, scusami se ti interrompo, mi dicono, ecco, alcuni partecipanti che sentono l'audio disturbato. C'è un audio disturbato, il mio? Magari, non so se è la finestra aperta, Roberto, se riesci a chiuderla, magari così. Va bene. Finestre No, aperte. no, la finestra, no, no, Ah, Roberto. ecco. Adesso dovrebbe essere. Finestra, quindi la facciamo, però ho dovuto abbassare un po' tutto. Un attimo solo, accendo anche una luce in più così. Sì, va bene, grazie Roberto, grazie. Purtroppo, o per, insomma, per fortuna di fronte c'è una scuola, avevo un po' la finestra aperta per far circolare un po' d'aria, insomma, fa caldo, quindi. Però se si sente meglio, vedo meglio, grazie dai commenti. Eh sì, esatto, c'è Franca appunto che ci dice che è meglio così. Va bene, grazie mille Roberto, scusa se ti ho interrotto. Sì, un attimo solo che ritorno. Allora. Che ritorno nella condivisione. Come abbiamo visto, quindi la nostra vita non va in pensione, benché siamo sul mondo del digitale, c'è anche, diciamo, la vita tangibile, quindi c'è questa integrazione tra tutte e due le cose. Allora, stavamo dicendo, understanding media, dice McLuhan, inserendo con i media elettrici i nostri corpi fisici nei nostri sistemi nervosi estesi, istituiamo una dinamica mediante la quale tutte le tecnologie precedenti, che sono soltanto estensioni delle mani, dei piedi, dei denti e dei controlli termici del corpo, tutte queste estensioni, comprese le città, saranno tradotte in sistemi di informazione. La tecnologia elettromagnetica richiede dall'uomo una docilità profonda, ecco la parte fondamentale, e la quiete della meditazione. Come si dice, è un organismo che ha ora il cervello fuori dal cranio, fuori del cranio, e i nervi fuori della pelle. L'uomo deve servire la sua tecnologia elettrica con la stessa fedeltà da servomeccanismo con la quale serviva la sua canoa, la sua tipografia e tutte le altre estensioni dei suoi organi fisici. Ma con la differenza che le tecnologie precedenti erano parziali e frammentarie, mentre quella elettrica è totale e compatta. Il consenso o la coscienza esterna è ora necessario quanto la consapevolezza personale. Con i nuovi media, comunque, è possibile immagazzinare e trasformare tutto, e quanto alla velocità non esistono più problemi. Non sono possibili ulteriori accelerazioni senza superare la barriera della luce. In pratica, McLuhan dice, le vecchie tecnologie, consentivano un'estensione di alcuni dei nostri organi. Adesso, con l'era elettrica, abbiamo esteso in pratica la nostra calotta cranica. Siamo al di fuori del nostro cervello. Di conseguenza, aumenta la necessità da parte del soggetto, mantenere una sua quiete, uno stato di quiete. Addirittura McLuhan parla di uno stato di quiete simile alla meditazione. Quindi per diventare servomeccanismo della propria tecnologia, perché per McLuhan è il soggetto che diventa servomeccanismo della protesi tecnologica, pur non sapendolo, ecco, per McLuhan l'errore nella comprensione del mito di Narciso deriva proprio da questa, cioè Narciso non sa che quell'immagine è la sua, ma addirittura pensa che sia un altro, guardandosi appunto nell'acqua, pensando che sia un altro. Allo stesso modo, il soggetto che ha le prese con i media, non sa che quella, icona, quell'avatar che ha prodotto, e quel profilo che ha, sui social network, è egli stesso. E di conseguenza si crea questo sdoppiamento che aggiunge una sovrastruttura alla personalità, riportando invece tutto nella corretta dimensione, nel corretto rapporto,
appunto riportando a una quiete elaborativa il soggetto, o portandolo ad una quiete elaborativa, ecco che avviene il consapevole ed equilibrato uso, se così si può dire, dei media. Ma c'è anche un altro filosofo della comunicazione, Derek de Kerckhove, anche egli canadese, che nell'impatto di internet sul sistema limbico sociale addirittura ci dice: le funzioni emotive dei SNC, social network sites, traslate in rete, corrispondono più o meno agli organi biologici. Schermi e tastiere, tutta l'attrezzatura tecnica di PC, tablet, telefonini collegati in rete, assumono la funzione di talamo, trasmettendo informazioni al fine di partecipazione e forse azione. Aggregatori come l'Hippocampus permettono all'informazione di combinarsi da parti diverse, con media differenti, e così di crescere e assumere spessore. I social media giocano il ruolo dell'acceleratore dell'amigdala. Essi, ippocampus del sistema, portano e archiviano discorsi e immagini che sostengono emozioni e permettono di aggregare informazioni accessibili di fatti e documenti reperibili e condivisibili in tempo reale. Facebook, Twitter, chat e room fanno reagire la gente in onde emozionali. Pratica, dice De Kerckhove, il nostro campo emotivo è traslato nella rete attraverso gli strumenti che utilizziamo tutti i giorni, l'attrezzatura del PC, i tablet, i telefonini, e proprio le nostre parti che generano le emozioni, come vedremo anche dopo, l'amigdala, l'ippocampus, sono quelle che vengono messe in circolazione. E quindi da questo capiamo innanzitutto quali onde emozionali si producano e quali effetti producono queste onde emozionali, effetti sia in output ma anche in input. E quindi da qui ancora a maggior ragione capiamo di quanto deve essere disciplinato un nostro stare all'interno del mondo del web. Potremmo allargare filosoficamente il discorso, qui ho citato brevemente un autore, Ernest Junger, manca la dieresi sulla U, mi perdonerete per questo errore, ma è nella bibliografia, che nell'Operaio, uno dei suoi celebri saggi, proprio sull'avanzare della tecnica, del mondo della tecnica, vede in questa figura, stiamo parlando ovviamente della fabbrica, quindi dei macchinari industriali tipici di inizio Novecento, di 800 e Novecento, vede in questa figura una specie di guerriero contemporaneo che ha alle prese con le forze titaniche. Le forze titaniche sono appunto, in un linguaggio metafisico, il titano era colui che voleva sfidare gli dei. Prometeo è uno dei titani, anche se lì c'è poi tutta una articolazione nella sua lettura, sia in senso negativo che in senso anche positivo, però in generale il titano è colui che si mette contro gli dei, quindi contro l'ordine naturale, l'ordine cosmico. Le forze della tecnica hanno questa forza interna. Ne parlava anche Martin Heidegger nei suoi discorsi sulla tecnica, in particolare la tecnica moderna ha questa sua natura, ed è uno dei miei ultimi articoli, Tecnologia ed ecologia, quali percorsi di integrazione, parla anche di questo. Diciamo, le forze della tecnica moderna hanno questa loro natura provocativa, e quindi evocare energia al di fuori del sistema naturale, accumulare energia e utilizzarla in una spirale continua nella quale poi tutto diventa utilizzabile, per cui anche i fiumi, i laghi diventano dei dispositivi all'interno di questo gigantesco sistema, e ovviamente anche l'essere umano, come ci insegna anche la biopolitica, diventa poi egli stesso con il suo corpo e il suo cervello, la sua mente, le sue facoltà cognitive diventano un dispositivo all'interno di questo gigantesco apparato.
Forze titaniche subconscienti, subpersonali, alle quali l'operaio reagisce con la centratura di un guerriero, o meglio, dovrebbe reagire con la centratura di un vero e proprio guerriero. Questo è il messaggio di Ernest Jünger nell'operaio. L'uomo e le emozioni, quindi andiamo un po' più nello specifico. Prima abbiamo parlato dell'importanza del campo emotivo nella vita quotidiana. Ma le neuroscienze portano a degli importanti traguardi riguardo, diciamo, la sfera emozionale. Innanzitutto Ledoux ci spiega, nelle sue ricerche, innanzitutto riesce a trovare la sede delle emozioni, che è l'amigdala, abbiamo citata prima, e cataloga le emozioni principali che vengono sprigionate da questa sede nella rabbia e nella paura. McLean invece sposta la sede dell'emozione al sistema limbico, ma oltre a questo, la rabbia e la paura inserisce anche l'amore, quindi non solo un'emozionalità negativa, ma ce n'è anche una positiva. Poi dovremmo fare attenzione, come vedremo alla fine dei nostri piccoli esercizi, a che cosa poi possa essere questa emozione positiva, perché molte volte viene catalogata dall'essere umano per emozionalità positiva quello che invece è uno sbilanciamento, che in realtà è anch'essa un'emozione negativa, un'emozione contaminata, direbbero i buddisti. Antonio Damasio invece è colui che forse più di tutti riesce a dare una sistematizzazione alla questione del campo emotivo in ambito neuroscientifico. Innanzitutto parla di un errore che è quello di Cartesio. René Descartes era colui, quel filosofo che forse con il suo pensiero dà vita più di tutti alla modernità, alle filosofie, alle scienze moderne, perché Cartesio scinde la realtà e l'essere umano in due, nella res cogitans e la res extensa. La res cogitans è in parte l'ego, ego inteso nel senso di io pensante, il soggetto pensante. Tutto il resto è res extensa, separato. Il soggetto pensante può manipolare a suo piacimento la res extensa, con ovviamente i risultati che con l'andare avanti del mondo moderno sono poi sotto gli occhi di tutti. Si crea per la prima volta la frattura tra soggetto e oggetto, tra soggetto e tutto, diversamente dall'epoca premoderna nella quale il soggetto viveva in funzione cosmica, tutta la vita dell'essere fino al Medioevo era inserita in un tutto cosmico, in una sacralità continua della vita dove il soggetto si sentiva parte di un tutto. Non è un caso che esistevano le corporazioni dei mestieri che rispettavano la vocazione. Io ho dei talenti interiori, delle essenze interiori, il mio compito nella vita quotidiana, che è anche un compito divino. Il mio compito è quello di stavamo dicendo, nel rapporto tra soggetto e emozioni, quindi diciamo per Cartesio vi è questa scissione tra soggetto e mondo esterno, mentre fino al Medioevo era il contrario, tirare fuori le proprie vocazioni significava rendere diciamo un servizio al tutto, alla sacralità della vita. Per Damasio, invece, che supera la concezione di Cartesio, non c'è nessuna scissione tra emozioni e razionalità. Quindi, fondamentalmente, il cervello è innanzitutto collegato al corpo. Quindi non c'è scissione tra res cogitans e res extensa. Il cervello, l'io pensante, è un tutt'uno con il corpo, quindi un tutt'uno con la res extensa, con la materialità che ha davanti, del quale appunto è parte il corpo. Di conseguenza, essendo le emozioni collegate al corpo, il campo emotivo infatti è strettamente collegato al corpo, lo vediamo dalle nostre reazioni in determinate situazioni, come si scaricano proprio sulla corporalità, di conseguenza non vi è nemmeno scissione quindi tra razionalità ed emozioni. Anzi, dice Damasio, le emozioni forniscono proprio il materiale al nostro pensiero e non è un caso che i nostri pensieri si colorano a seconda dello stato emotivo che viviamo. Quindi
quindi della rabbia, della paura, dell'angoscia o anche della positività, dell'amore. Ma oltre alle neuroscienze, le neuroscienze oggi come oggi, così come la fisica quantistica, ci conducono, se ben approfondite, se ben studiate, se prese anche dal verso giusto, ci conducono, dal mio punto di vista e non solo dal mio punto di vista, dritti dritti nel campo della spiritualità. Sono quel tipo di conoscenza del mondo occidentale, del mondo scientista, chiamiamolo così, anche se è un termine improprio, che ci conducono, poi ci portano al mondo della spiritualità. Non è un caso che il Dalai Lama, la massima autorità del buddismo della scuola Mahayana, dialoghi costantemente con gli scienziati. Non è un caso che gli stessi buddisti prediligano le neuroscienze, il terreno delle neuroscienze, come un ottimo campo di introduzione a quella che è la conoscenza della mente, alla scienza della mente. Ecco, il buddismo è in effetti soprattutto questo, più che una oltre ad essere una religione, una filosofia. Ma non solo il buddismo si occupa della sfera emotiva, in particolare delle emozioni distruttive, alle quali contrappone degli antidoti, cioè delle capacità di far sì che il soggetto, la mente, si liberi da quelle che sono delle vere e proprie afflizioni mentali che lo tengono nella sofferenza e non gli appunto fanno acquisire quella liberazione dalla sofferenza che è la via maestra poi del buddismo. Anche il cristianesimo. Il cristianesimo, anche se forse se ne è perso un po' il senso, ma la preghiera non è nient'altro che la capacità di riuscire ad aprire il cuore. Ci sono poi delle vie più specifiche del cristianesimo ortodosso, ad esempio l'esicasmo. L'esicasmo è proprio un tipo di preghiera basata sul cuore, con delle visualizzazioni specifiche, che è atta proprio a purificare l'interiorità dell'uomo, del soggetto, dall'emozionalità negativa o distruttiva, come la vogliamo chiamare. Ma anche altre vie, non prettamente, non legate alla religione, ma che hanno sempre a che fare con il mondo dello spirito, con le scienze dello spirito. Ad esempio l'ermetismo, uno dei, diciamo, dei campi fondamentali di azione dell'alchimia, delle vie ermetiche e alchemiche, è quello della conoscenza delle cosiddette acque, che sono appunto le ondate emotive, il mondo degli impulsi, il mondo delle pulsioni, di tutto ciò che viene dal basso, si direbbe appunto con un linguaggio alchemico diverso da ciò che viene dall'alto e che invece attiene al pensiero, alla lucidità, alla freddezza. Il mondo delle acque è un mondo fondamentale nell'opera di elevazione del soggetto, va conosciuto e va adoperato, perché, come dicevo anche prima, il campo emotivo, il mondo delle acque, è quel terreno dal quale proprio si forgia, l'uomo solare, possiamo dire, si forgia, diciamo, la capacità dell'uomo di arrivare a quello stato aureo che è il fine delle pratiche alchemiche. Ma veniamo più nello specifico, dopo aver fatto questa panoramica, all'intelligenza emotiva. Allora, innanzitutto, ci introduciamo al mondo dell'intelligenza emotiva, al campo dell'intelligenza emotiva, attraverso questi due autori, Salovey e Meyer, i quali appunto iniziano ad introdurre all'intelligenza emotiva, diciamo, quindi come vediamo, ecco, le scienze, è il discorso che facevo prima, giungono, le scienze occidentali giungono col tempo a quelle antiche conoscenze dottrinarie che noi abbiamo presentato brevemente appena, proprio ora, attraverso il mondo, diciamo, attraverso l'esplorazione e la ricerca scientifica. Si supera in qualche modo quell'errore di Cartesio, ma che non sarà solo il suo errore, sarà anche l'errore, errore ovviamente non in senso, non è un giudizio quello che esprimiamo noi, un giudizio soggettivo, è diciamo l'andamento storico della realtà e delle scienze che in quel periodo aveva prodotto quel tipo di scienza, che non è solo di Cartesio, ma anche del positivismo, del materialismo, che
che è appunto quello di considerare l'essere umano come un ammasso di organi, un ammasso di atomi, la realtà è un pezzo di materia, un ammasso di atomi, un ammasso di organi, il corpo umano, magari senza nemmeno una loro interazione, quindi diciamo anche in maniera disgiunta, poi le specializzazioni via via hanno portato a questo ulteriore passaggio. E appunto poi come dicevamo, è che tutto ciò, solo tutto ciò che può essere visto, osservato in laboratorio con delle tecniche che però poi sono le tecniche inventate dagli illuministi e dai positivisti, allora è degno di ricerca scientifica. E no, a questo punto entrano in gioco altri fattori. La valutazione e l'espressione delle emozioni, la regolazione delle emozioni, l'utilizzo delle emozioni sono le prime abilità, le prime capacità che ci portano a un'introduzione verso l'intelligenza emotiva. Si inizia a prendere in esame questo campo e questo campo diventa oggetto di studio e di ricerca, ricerca altrettanto scientifica e quindi ricerca che è degna di essere presa in considerazione. Salovey e Sluiter parleranno di quattro capacità fondamentali. Innanzitutto del percepire ed esprimere le emozioni. La prima cosa è che le emozioni vanno percepite e vanno espresse. Quindi quando riceviamo un'onda emotiva, che sia di paura, di angoscia, da un avvenimento, da un'informazione, da una reazione di qualcun altro, innanzitutto è fondamentale percepire quella emozione ed essere in grado di esprimerla. Esprimerla può significare tante cose, anche che io decido di non esprimerla. Può sembrare un paradosso, ma è così. Io posso anche liberamente decidere che dovrei reagire, però liberamente, per dei motivi miei, decido di non reagire. Che è diverso dal reprimere le emozioni, però attenzione, reprimere in realtà è che io vorrei reagire, ma non reagisco. Quindi attenzione alla capacità di esprimere le emozioni può significare cose diverse, non solo che io debba per forza reagire, ma anche che io decida di non reagire per i motivi più disparati che poi attengono a ognuno. Però devo essere in grado di dire posso reagire, ma non reagisco. Usare le emozioni per facilitare il pensiero, questo è fondamentale, questo attiene in tanti campi, a tanti stati emotivi. Talvolta è, diciamo, uno stato di ispirazione, uno stato d'amore, amore inteso in un senso superiore, non nel senso di un amore verso qualcuno o verso un oggetto, può facilitare il pensiero. Anche l'opposto, anche lo stato di rabbia può facilitare alcuni pensieri, alcune espressioni verbali che hanno un effetto. E quindi è fondamentale capire le emozioni e saperle gestire, cioè decodificare tutte le emozioni che ci arrivano e tenerle o a bada o addirittura in uno stato di osservazione continua, che è un altro livello ancora dal semplice contenersi. La conoscenza delle proprie emozioni è il primo punto, la prima delle abilità invece per Daniel Goleman, un autore fondamentale, abbiamo messo anche in bibliografia, del campo di studi dell'intelligenza emotiva. Tutto ciò che verte intorno all'autoconsapevolezza dei propri sentimenti, questa è la conoscenza delle proprie emozioni, cioè il soggetto deve essere in grado di conoscersi. Quando si trova in uno stato di rabbia, quando si trova in uno stato di paura, in uno stato di angoscia o di tristezza, il soggetto deve essere in grado di decifrare questi vari stati. Poi, come possiamo vedere, integrando le varie prospettive anche con degli insegnamenti e delle conoscenze, che sono quelle che abbiamo presentato prima, di carattere spirituale, non è nemmeno detto che uno debba catalogare le emozioni, anzi, meglio ancora è rimanere in uno semplice stato di osservazione, stare sul pezzo, come si direbbe, stare in quell'emozione in una maniera senza farsi prendere, con distacco,
con disidentificazione dallo stato emotivo, perché questo, meglio ancora, riesce a produrre quel fuoco rigeneratore che è in grado di trasformare quell'emozione e di procurarci una nostra, diciamo, un nostro, chiamiamolo, miglioramento della nostra capacità emotiva. Abilità numero due, il controllo e la regolazione delle proprie emozioni, la capacità di rimanere in equilibrio sulle proprie emozioni, che siano positive o negative. E questo è fondamentale, perché le emozioni provocano appunto delle oscillazioni, sono quegli input esterni che sono in grado di cambiarci una giornata in meglio o in peggio, a volte anche le giornate intere, a volte anche le settimane, per i più rimuginatori, chiamiamoli così, anche delle settimane intere, magari cristallizzando quell'emozione e facendola persistere con noi, facendocela accompagnare per interi. Qui il discorso temporale potrebbe non avere addirittura limiti. Quindi capiamo come è importante l'intelligenza emotiva, lo studio, la conoscenza, conoscenza non solo intellettuale, ma applicata del campo emotivo. Abilità numero tre, la motivazione di se stessi, la capacità di non farsi prendere dalle emozioni negative e viceversa di farsi motivare da sentimenti di entusiasmo e piacere. A motivare le nostre azioni, dovremmo poi col tempo iniziarci a chiedere che cos'è. È l'emozione negativa, la rabbia, l'odio. Questo vale, per esempio, non lo so, oggi mi permetto di fare questa digressione di carattere politico internazionale. Stiamo vedendo questi continui conflitti, continui scontri, al di là di come la si voglia pensare sulla vicenda in sé. Ma le parti in causa da cosa sono mosse? Da un messaggio, o meglio, da una forza positiva, di entusiasmo positivo, di amore, o sono mosse dall'odio? Perché c'è una bella differenza dal costruire una realtà sulla base dell'entusiasmo positivo, del piacere, piacere quello bello, non quello sensoriale, che è anche bello, ma ha dei suoi rischi. Sulla base dell'amore, costruire una realtà positiva, amore non inteso nel senso sentimentalistico e buonista. Iniziamo a discernere tra tutto quello che si pensa che siano delle cose, rispetto a quello che quelle cose in realtà veramente sono, se intese in un senso positivo. C'è la differenza se si è motivati da ciò rispetto a ciò se si è motivati dalla rabbia, dall'odio. Che realtà, che relazione, che anche banale operazione, dal punto di vista proprio diciamo, del web, possiamo effettuare se siamo mossi dalla rabbia o dall'odio? E quali saranno i risultati che riceveremo quando siamo mossi invece da quest'altro tipo di emozioni? Quarta abilità, l'empatia, il riconoscere le emozioni altrui. All'empatia si riesce a fare esperienza delle emozioni altrui, a sentirle dentro. E l'empatia è diciamo, quella connessione che riusciamo a stabilire con l'altro, quella connessione profonda, non quella connessione meramente intellettuale che poi magari ci porta, che pure è importante, riuscire a capire che cosa vuole dire una persona, oggi forse più che mai. E il webinar che faremo sulla logica, sul logos nel tempo odierno, perché oggi, come oggi, è sotto attacco proprio la logica. Il pensiero logico, prima ancora del pensiero critico, il pensiero logico oggi è letteralmente bersagliato, complice un bombardamento di informazioni che noi riceviamo sul web, che, come direbbe Baudrillard, le informazioni, la massa informativa, anziché appunto produrre più energia, produce ancora più massa, è in grado di frammentare, altro che l'importante è conoscere, dipende uno cosa e come conosce, cosa e come studia, perché la conoscenza meramente informativa, in un'epoca di bombardamento informativo,
può portare anche a una frammentazione dello stesso modo di pensare. Hai tante opzioni, una che converge, una che si contrappone all'altra. Cosa devo pensare? Devo imparare allora a pensare. Quinta abilità, quindi diciamo l'empatia, connessione con l'altro, sapere, riuscire a sentire dentro le emotività altrui, che non significa però abbandonarsi al pietismo sterile, significa anche saper prendere le distanze da un soggetto che magari esprime un'emozionalità talmente bassa che noi non siamo in grado di gestire, che non abbiamo le competenze per gestire e che rischia di travolgerci. Quindi potenzialmente i soggetti poi a quel punto da dover rimettere in sesto diventano due. Quindi è importante anche questo, attenzione anche al voler aiutare. Ci vuole grande saggezza e consapevolezza nel saper aiutare anche il prossimo che si trova in uno stato emotivo di un certo tipo. Quinta abilità, la gestione delle relazioni. È un'arte raffinata che richiede la maturità, richiede la maturità di altre capacità, di due capacità emozionali in particolare, l'autocontrollo e l'empatia. Per saper relazionarsi al prossimo bisogna autocontrollarsi e bisogna appunto essere empatici. Ma la gestione delle relazioni, come anche da uno dei miei ultimi articoli sull'arte della mediazione, che è una vera e propria arte, non ci si improvvisa mediatori, si può essere portati viceversa alla mediazione, ma comunque bisogna conoscere, imparare a mediare. In quell'articolo ci sono tutta una serie di punti, di teorie, di tesi in merito alla mediazione, all'arte della mediazione. Sempre per Goleman, fondamentali come base proprio di queste abilità che abbiamo appena visto, sono sette tipi di ulteriori abilità, capacità, forse capacità base. La fiducia, cioè il senso del controllo e la padronanza sul proprio corpo, sul proprio comportamento e sul proprio mondo. Quindi la fiducia è uno stato, la fiducia non è semplicemente un'aspirazione o un valore al quale appunto noi aspiriamo, ma che in realtà appunto poi ci può stare, non ci può stare perché lo inseguiamo come un mero concetto. No, è la fiducia su noi stessi, corpo, comportamento e mondo, cioè tutta quella che è la nostra sfera. La curiosità, la sensazione che la scoperta sia un'attività positiva e fonte di piacere, la curiositas, dicevano appunto la saggezza romana, la saggezza latina. L'intenzionalità, cioè il desiderio e la capacità di essere influenti e perseveranti. Questo è l'intento, diciamo, positivo che noi mettiamo inevitabilmente alla base delle nostre azioni, che noi ne siamo consapevoli o meno, ma alla base di ogni nostra azione c'è un intento di diverso tipo. L'autocontrollo, che è la capacità di modulare e controllare le proprie azioni in una maniera appropriata all'età, direbbe Goleman, in maniera appropriata anche al luogo, anche alle relazioni specifiche, al contesto. Bisogna sapersi controllare, che appunto anche in questo caso non è un mero concetto, ma è la capacità di tenere proprio sotto controllo il nostro mondo interiore ed esteriore. La connessione, cioè la capacità di impegnarsi con gli altri, basata sulla sensazione di essere compresi e di comprendere gli altri. La connessione, come dicevamo anche prima riguardo all'empatia, è fondamentale e ha questo aspetto della comprensione, bisogna sapersi far capire dagli altri, sia da un punto di vista verbale che da un punto di vista emotivo, e ovviamente di rimando bisogna saper comprendere gli altri, come direbbe un vecchio adagio della vita, gli altri siamo noi. L'altro è una parte di noi, a
anche qui ci vengono in soccorso tutta una serie di scoperte, ricerche di nuove leggi della scienza contemporanea che vedono nell'universo un tutt'uno, nel quale vi sono le varie parti frazionate, ma che sono inevitabilmente interagenti tra loro. La capacità di comunicare, il desiderio e la capacità di scambiare verbalmente idee, sentimenti e concetti con gli altri. Come dicevo prima, bisogna saper farsi capire dagli altri, e bisogna saperlo fare con le parole giuste. Bisogna saper comprendere chi è l'altro per sapergli parlare con le giuste parole. Non ci possiamo meravigliare se gli altri non hanno capito nulla, di quello che abbiamo detto, perché come possiamo pensare, noi abbiamo due lauree, quattro master. Siamo stati appena chiamati dall'Harvard per i nostri, diciamo, per tenere un corso di insegnamento, e poi non possiamo dar colpa di ciò diciamo, all'operaio, all'uomo della strada che non ha capito quello che abbiamo detto perché lui non ha studiato come noi. No, è il contrario. Sei tu che non ti sei fatto capire. E la responsabilità è la tua, non è la sua. O meglio, lui ha potuto anche capire, ha capito che sei un secchione che detiene un sapere del cui lui può fare tranquillamente a meno, e magari sei anche arrogante. Quindi la capacità di saper di comunicare e di capire anche sentimentalmente se gli altri stanno capendo quello che gli stiamo dicendo è una delle capacità fondamentali alla base dell'intelligenza emotiva. La capacità di cooperare, l'abilità di equilibrare le proprie esigenze con quelle degli altri in un'attività di gruppo. Noi viviamo in una comunità che sia locale, ma che sia via via sempre più globale. L'essere umano, non è sganciato dal resto degli esseri umani. Vi è un tutto, un soggetto unico, direbbe David Bohm, che mette insieme tutte queste esperienze, costituisce una specie di soggetto universale, ma alla base le varie parti sono interagenti, non si possono concepire diverse dagli altri. Ecco perché un certo individualismo negativo, esiste anche un individualismo positivo dal mio punto di vista, ma un individualismo negativo non ha proprio senso. Pensare di essere gli unici sulla Terra che fondamentalmente bisogna pensare alle proprie cose, è un errore proprio, un errore scientifico, scientifico inteso non nel senso diciamo della scienza studiata sul libro, ma è un errore proprio, una cognizione errata, direbbero i buddisti, cioè qualcosa che non hai capito, non hai capito del mondo. E quindi ora spostiamo, diciamo, questa. Il passaggio da fare, appunto, è quello di spostare tutta questa nostra capacità, queste nostre abilità da acquisire, o per chi già le possiede, da migliorare, da raffinare, nel mondo del digitale. Sempre Goleman ci dice in un'intervista che è messa nel link che le comunicazioni virtuali come le mail e i social network possono ingannare il cervello. I nostri circuiti sociali sono progettati per interagire con la ricchezza informativa che caratterizza gli incontri vis-à-vis, faccia a faccia, in cui riusciamo a cogliere in maniera istantanea tutte le componenti emozionali implicite. Le comunicazioni mediate dalla tecnologia privano il nostro cervello di queste componenti e ciò può portare a una comprensione errata, ritorna alla cognizione errata che abbiamo appena menzionato, o scatenare reazioni impulsive. Una ricerca ha rivelato che, per esempio, che le email sottendono un pregiudizio. Chi riceve il messaggio tende a interpretarlo in una luce più negativa rispetto alle intenzioni del mittente. Il web richiede una maggiore empatia. Per esempio, è necessario, prima di inviare una mail, fare una pausa e chiedersi come l'altra persona reagirà leggendola. E quindi magari rivederla utilizzando un tono più amichevole. Ecco, qui già Goleman ci dà il primo insegnamento, la prima
La prima consegna proprio da portare a casa e da imparare e da utilizzare. Quando si manda una mail, pausa. Quando si reagisce anche un post, a un commento, dopo vedremo brevemente, anche in quel caso pausa. Attenzione, mettersi nei panni dell'altro, c'è un altro dall'altro lato, ci sono tanti altri dall'altro lato. Quell'altro in realtà è una parte di noi, come dicevamo. Bisogna capire, ma io al posto suo, come reagirei se ricevessi una mail scritta in questo modo? Come quindi dovrebbe reagire lui quando leggerà una mail scritta in questi termini? Vediamo per scontata troppe cose e a maggior ragione, proprio perché siamo, come dicevo all'inizio, il nostro profilo, la nostra identità, la nostra icona, quella che agisce nel mondo del web, siamo sempre noi. È una parte nostra, è una nostra protesi, è una nostra estensione. E poiché, come ci insegna McLuhan, gli strumenti del comunicare, leggetelo tutto, i media amplificano quella parte, la parte a noi inconsapevole. Oltre ad agire, a impattare su quella parte, sul nostro campo emotivo, agiscono estendendo il nostro inconscio. Furono fatte delle ricerche all'epoca sulla telescrivente, su come reagiva un americano e come reagiva un russo. Possiamo osservarlo benissimo su quando alle volte delle persone reagiscono a dei nostri messaggi, a dei nostri post, persone alle quali non ci saremmo nemmeno aspettati quel comportamento, meglio ancora quando sono conoscenti, amici. Perché evidentemente la loro parte inconscia esce senza filtri. Quello che loro in realtà pensano di noi, attraverso una reazione specifica, viene fuori. Molte volte nei messaggi, nelle cose che ci si dicono, che ci vengono dette o che diciamo, non c'è solo il contenuto informativo, ma c'è tutto, anzi sempre, c'è tutto il carico che quella persona che è l'immagine che quella persona ha di noi. Con i media, con i nuovi media, questa cosa viene fuori ancora di più perché non c'è più, si perde il filtro, si perde la capacità di orientarsi, di muoversi con quiete, con centratura all'interno di questo mondo, si viene presi da queste forze subconscienti e si butta fuori con ancora maggiore virulenza. Quella cosa che noi pensiamo sotto traccia, quella cosa che noi sentiamo sotto traccia nei confronti di quella persona. Gli ambienti di lavoro per Goldman richiedono ancora maggiori momenti di convivialità, maggiori momenti di condivisione, che non è una cosa così tanto per perdere tempo o per farsi la passeggiata o per mangiarsi la pizza insieme, ma appunto serve a creare la connessione, altrimenti non sarebbe un lavoro di gruppo, ma sarebbe un'azione, un lavoro individuale. E comunque anche il lavoro individuale prima o poi deve avere a che fare con l'altro e quindi la capacità di entrare in condivisione, anche in convivialità con chi che sia, è sempre una buona carta da giocare. Per aumentare il feeling, la fiducia, la capacità di sintonizzarsi ed empatizzare cognitivamente. A questo serve. E quindi questi momenti emotivamente intelligenti sono fondamentali per creare quell'ambiente lavorativo, forse anche per un solo singolo appuntamento di lavoro, un soggetto che magari non vedremo nemmeno più nella nostra vita, ma ne risente tutto il lavoro, tutta la qualità del lavoro che riceveremo anche, a maggior ragione da un punto di vista digitale, quando si lavora in team, quando si lavora in squadra, anche ora nei vostri confronti, in fin dei conti siamo due parti di uno stesso unico, e in fin dei conti anche i momenti, ecco per esempio prima che dalla strada veniva il vociare del cortile della scuola di fronte, o che il green score, che alle volte non ha sempre un'ottima stabilità, ti stava piegando. Sono momenti che in qualche modo creano anche quella sintonia, quella amichevolezza, al di là, diciamo, dell'up per là può sembrare, insomma, ma
cosa è successo, no? Insomma, siamo pur sempre in un webinar, cioè la parte formale c'è, ma può creare anche quella sintonia, quella capacità di rivedersi l'uno nell'altro, nella quale appunto piccole situazioni, piccoli imprevisti succedono nella vita di chiunque, crea quella sintonia che è in grado di favorire la maggiore comprensione, la capacità di saper lavorare, di saper fruire anche delle cose che vi sto dicendo e delle quali mi auguro ci siano anche delle domande. Non vedo ancora nella chat, penso che ci siano già anche delle domande. A maggior ragione, proprio per rendere operative le conoscenze delle quali abbiamo parlato, e magari anche su questa parte ci potranno essere ulteriori domande, ve lo chiedo proprio per portare a casa un sapere che sia operativo, la chiamiamo la cassetta degli attrezzi, cioè quelle cose che una volta imparate poi si mettono in pratica. Possiamo innanzitutto integrare le cose che abbiamo ascoltato riguardo l'intelligenza emotiva. La prima abilità dell'intelligenza emotiva, la capacità di osservare le emozioni, può portare a uno scenario, particolare, può portare a un insegnamento particolare, che è quello dell'auto-osservazione di sé. Quindi andiamo in un campo ancora più profondo, aumentiamo il grado di profondità. Riuscire a vedere le emozioni significa iniziare ad osservarsi. Non c'è solo il mondo esterno, ma c'è anche il mondo interno. Noi, iniziando a guardare il mondo esterno, attiviamo una presenza. Una presenza che possiamo chiamare in una maniera ancora più specifica, un testimone, un centro di gravità. Oggi che siamo in vena di citazioni artistiche, musicali, chiamiamo in causa anche Franco Battiato, che non a caso era un sapiente del nostro tempo e seguiva delle vie particolari, anche abbastanza diffuse negli ultimi tempi, di conoscenza della realtà. Quindi la prima abilità dell'intelligenza emotiva si trasforma nell'autosservazione di sé, nella presenza. Iniziare a creare un punto di osservazione sarà il primo passo per iniziare quel lavoro di, chiamiamolo di miglioramento, chiamiamolo di elevazione, di trasformazione dell'essere. Quindi vediamo quante cose si possono integrare su queste conoscenze. Il secondo punto, che era la capacità di guardare, o meglio, di mantenersi e di andare avanti lo stesso nel caso in cui vi fossero stati emotivi positivi o negativi, è un equilibrio che noi otteniamo dal pendolo, dalle oscillazioni emotive. E questo è un altro insegnamento fondamentale. Riuscire a rimanere equilibrati, a non farsi prendere troppo quando riceviamo una bella notizia e non farsi prendere troppo quando riceviamo una cattiva notizia. E riuscire a mantenere sempre un equilibrio, sempre un centro, serve sempre più a schermarci e a tenerci in riga, tenerci sempre più su quel centro di gravità che fa sì che poi man mano non sarà più nulla del mondo esterno a scalfire la nostra interiorità, la nostra serenità, la nostra quiete. Quindi noi spesso, quasi sempre, è il mondo esterno a dettarci l'agenda interna. Qui invece si inverte, qui al di là di quello che accada, nel bene e nel male fuori, io rimango centrato. La terza abilità si integra con la capacità di sapere, lo dicevo prima, che anche quelle emozioni che sembrano positive, in realtà sotto sotto sono negative. Pensiamo a quando siamo presi da una smania, possiamo, non lo so, ottenere una promozione. Abbiamo conosciuto una donna che ci piace, c'è la partita della nostra squadra del cuore, quello che sia, laddove inizia questo stato di fermento continuo, che dice, beh, ma è una bella cosa. Sì, attenzione, come la stai mettendo tu diventa una cosa negativa. Ti inizi a far prendere da quel lavorio emozionale che fa sì che quella cosa in realtà è catalogabile come uno stato emotivo negativo, che avrà i suoi contraccolpi. Poi
Quando ad esempio poi vediamo che quella cosa non corrisponde a quello che pensavamo, quando vediamo che quella cosa poi non riesce più a mantenere quello stato così alterato in senso up, in senso high del nostro stato emotivo, e quindi inevitabilmente poi c'è il down, c'è il contraccolpo inverso. La capacità di stare in empatia diventa integrata nella compassione. La compassione che è diversa dal pietismo, è diversa dal mostrarsi superiori in una situazione, c'è un poveraccio che ci chiede qualcosa, magari sì, gli diamo comunque, se ci va a darci uno spicciolo, glielo diamo comunque, però è diverso questo stato di pietà, oppure nell'amico, poverino, lo trattano male, poverino, ha perso il lavoro, dallo stato di compassione, che invece è un livello superiore, è la capacità di compenetrarsi nella situazione di sofferenza altrui, ma senza non per forza farsi prendere da quella, anzi senza farsi prendere da quella sofferenza. E quindi la capacità di agire anche in rapporto a quella persona nella maniera più opportuna, come dicevo prima, può essere anche la maniera più opportuna quella di staccarsi da quella persona, di far interagire poi persone qualificate. Lo stato di compassione è la capacità di leggere la sofferenza altrui e di agire in una maniera comunque di distacco, distacco che non significa farsi i fatti propri, ma di giusto orientamento, senza farsi prendere da quella emotività, dall'emotività dell'altro, di agire nella maniera più appropriata. Essere compassionevoli significa questo, significa non giudicare il prossimo che si trova in uno stato particolare come un qualcosa, appunto, come uno scarto, mi verrebbe da dire, ma saper empatizzare nel modo migliore, senza farsi prendere, come dicevo prima, con quello stato di sofferenza che è lo stesso che abbiamo anche noi, perché tutti siamo suscettibili, siamo sottomessi, direi, allo stato di sofferenza. Diciamo, non esiste soggetto che non sia condizionato dallo stato di sofferenza. Esistono e sono i Buddha. Non si, na si nasce anche tali, poi c'è tutta una lunga disquisizione su questa cosa, però la liberazione dalla sofferenza è un qualcosa che la si acquisisce. L'intelligenza emotiva è un campo di studi prediletto stesso proprio dal, lo cito molto perché insomma è forse quel tipo di tradizione che più di tutti ha aperto un dialogo verso la scienza, il buddismo, e l'intelligenza emotiva è insegnata proprio dai maestri buddisti, perché è forse la base, se non anche, diciamo, un lavoro già di ottimo livello, verso il quale riuscire a iniziare a liberarsi dalla sofferenza e giungere a quello stato di felicità, non la felicità sciocca, diciamo, che si intende nel senso comune, quello stato di felicità, di liberazione dalla sofferenza, che poi ci permette anche di agire con compassione verso gli altri, di far sì che anche gli altri possano elevarsi e tirarsi fuori. Con sollecitudine e buon cuore, il quinto punto, l'abilità della relazione del prossimo diventa la sollecitudine e il buon cuore, cioè appunto quella capacità di ispirare, di mettere gli altri nello stato di agire per il bene con buon cuore, cioè animati da, diciamo, non da, direi volgarmente, dall'interesse, dall'utilità bieca o dalla rabbia o dall'odio, ma con una serena apertura al prossimo, che non significa poi, lo ripetiamo per l'ennesima volta, farsi, come si direbbe, prendere per fessi, significa comunque mettere una serie di barriere al momento opportuno, significa non farsi travolgere da quegli stati particolari che possono essere del soggetto e con i quali ancora noi non siamo in grado di avere a che fare. Magari quando saremo in grado di avere a che fare anche con il peggiore, il più infernale degli stati emotivi, riusciremo con buon cuore e sollecitudine ad avere a che fare anche con quel soggetto specifico, ad aiutarlo con il modo più opportuno. L'aiuto può significare tante cose, può significare anche, molte volte si pensa che anche le situazioni più che
di primo acchito potremmo pensare che siano le peggiori per un uomo, in realtà possono essere l'aiuto specifico, un ricovero forzato in alcuni casi. Uno da per là può pensare, ah, l'hanno chiuso, sì, l'hanno chiuso, va bene, premesso che debba una persona essere sempre trattata in un certo modo, però molte volte quel modo è l'unico per aiutare quella persona. Questo estendete, diciamo, a tutte le possibilità, quest'altro punto. Quindi aiutare può significare tante cose, aiutare potrebbe significare anche, per certi versi, reprimere una persona. In quel momento il migliore degli aiuti che si può fare a quella persona, la base sulla quale poi quella persona può in qualche modo redimersi, curarsi o quello che sia. Dicevamo prima la cassetta degli attrezzi, un po' di esercizi. Prima abbiamo accennato alla mail, ma questo vale anche nelle chat, nelle risposte ai commenti all'interno dei forum internettiani o dei post. La presenza significa tante cose, significa non reagire d'impulso, significa aspettare, come ci diceva Goleman, prima di rispondere, significa rielaborare, significa che magari una cosa che abbiamo scritto, una risposta, la possiamo rivedere, la possiamo modificare, meglio editarla prima ancora che gli altri la leggano, se ci siamo resi conto che quella cosa contiene delle parole, delle coloriture emozionali che possono scatenare delle reazioni scomposte, possono insomma in qualche modo anche urtare la sensibilità del prossimo. L'onda emotiva è gigantesca nei social network, come dicevamo prima, a maggior ragione ci vuole la presenza, anche da un punto di vista verbale. Facciamo attenzione alle parole che usiamo. Non voglio fare per niente la lagna politically correct, già ne abbiamo tante, però siamo corretti, siamo educati. Siamo educati nelle cose che diciamo, possiamo dire anche delle cose dure, sprezzanti, ma anche quelle cose le si possono dire in un certo modo, suscitando una risata e non una ondata negativa di commenti, di generalizzazione, di caciare varie. Post e video, quindi le nostre produzioni social, facciamo attenzione a prepararle bene da questo punto di vista. Prendiamoci il nostro tempo, acquisiamo la nostra quiete, non buttiamo fuori subito. Vogliamo fare un post anche su una notizia che abbiamo appreso dal telegiornale o da chi, qualunque fonte informativa. Aspettiamo, magari non è quel momento, magari dobbiamo aspettare un paio, vogliamo dire delle cose interessanti, quelle le si possono dire sempre. Aspettiamo un po' di tempo prima di dirle. Diamo tempo all'emozionalità più bassa di stemperarsi. Possiamo dire cose facendo emergere la cosa che intellettualmente è più interessante rispetto al campo emotivo a briglia sciolta che poi magari possiamo ricevere sotto quel post. L'effetto boomerang, perché poi l'effetto che riceviamo nei commenti può essere anche di ritorno. Di ritorno significa altra gente che commenta con rabbia, con rancore la cosa che noi abbiamo espresso con rabbia e rancore, ma anche gente che rivolge quella rabbia e quel rancore contro di noi. Quindi coloro che non la pensano come noi a quel punto sono più legittimati a venirci addosso con altrettanta rabbia e rancore. Quindi attenzione a tutte queste sfumature. Dice, vabbè, ma poi alla fine che ce ne frega di tutto ciò? No, ce ne frega perché quella emotività riguarda innanzitutto noi, il nostro stato emotivo. Ricevere tutte quelle ondate negative significa, come dicevo prima, rovinarsi la giornata, rovinarsi più giornate, per i palati più, o meglio, per le teste più dure, rovinarsi gli anni interi. Le emozioni si cristallizzano, si richiamano a vicenda l'una con l'altra. Quello stato diventerà il nostro modo di essere nel mondo. La TV, il cinema, facciamo attenzione, schermiamoci. Possiamo fare un piccolo esperimento quando guardiamo una di queste serie televisive con un alto contenuto di violenza, con un alto impatto. Vediamo come stavamo prima di guardare quella scena, ricordiamoci come stavamo prima e come stiamo dopo. Magari abbiamo guardato un
una puntata, un episodio o un film horror, non lo so quello che sia, o semplicemente il telegiornale, e vediamo quella cosa che abbiamo assorbito senza filtro, senza schermi, senza la centratura della quale parliamo prima, senza quel testimone che è in grado di osservare quello che entra e quello che esce, e vediamo come siamo dopo, vediamo magari poi, magari la sera usciamo. Dopo aver visto una di queste prodezze televisive, usciamo con i nostri amici, magari ci beccano e dicono: ma come ti senti? Iniziamo a dire cose negative, cose piene di uno stato di angoscia, diciamo, ma tutto bene? E noi non lo sappiamo nemmeno come mai siamo in quel modo. In realtà vai a vedere quel contenuto che abbiamo introiettato dallo schermo televisivo. Anche le informazioni sono importanti. Nutrirsi di informazioni tutte di un certo tipo, nutrirsi di informazioni che parlano tutte dei mali del mondo, ma poi è veramente utile, a meno che non siamo proprio dei giornalisti, dei ricercatori, delle persone che lavorano nel mondo delle informazioni, a maggior ragione poi dovremmo essere ancora più schermati, centrati, che non significa diventare insensibili, ma significa saper tenere una barriera. Ma altrimenti, una volta che noi abbiamo un'idea delle informazioni su come stanno andando degli eventi, su come sta andando il mondo, ed è fondamentale avere un quadro d'insieme, sempre più che mai, più che sapere la cosa specifica. Poi sapere tantissimi aspetti di una vicenda, ma ci serve per davvero? Io non lo so, non credo. Informazione, ripeto, Baudrillard diceva, anziché creare più energia, crea ancora più massa. Significa avere una testa così piena di informazioni, anche le più minuziose, su un fatto, su un evento, magari anche un evento terribile, ma che non aumenta, non migliora il nostro stato interiore, ma casomai lo peggiora. Queste piccole, insomma, poi c'è la bibliografia, i testi dai quali abbiamo preso, i testi fondamentalmente della parte neuroscientifica e mediatica, testi invece più di carattere metafisico, spirituale, come abbiamo detto prima, sono all'interno degli articoli, delle bibliografie, degli articoli vari che abbiamo prodotto su questo come su altri argomenti, quindi sia in ambito buddista, sia in ambito delle vie occidentali alla conoscenza del mondo emotivo, dell'interiorità. Quindi anche un po' di utilità pratiche, insomma, le abbiamo lasciate. Se ci sono anche delle domande in merito a queste abilità che si possono portare a casa e iniziare ad usare da subito, non aspettando possibilmente. Così, diciamo, ampliamo ulteriormente il discorso e le varie informazioni in merito. Ok, grazie mille Roberto. Ecco, se volete potete fare anche le domande qui in chat o nella sezione domande e risposte. Ecco, vedo già Cristiana che aveva fatto un commento, ecco, durante il webinar e ci dice molto interessante e stimolante il punto sulla massa informativa e l'attacco al pensiero logico. Passare dal cosa devo pensare al saper pensare. Questo lo affronteremo in un ulteriore webinar, però ci sono già degli articoli sul logos, il logos al tempo del digitale. Sì, pensare non è come mangiare, a parte che anche mangiare bisogna saper mangiare, bisogna saper fare tutto, parliamoci chiaro. Quindi non è un'azione meccanica che si fa così, è una cosa, diciamo, che richiede una sua educazione. Si insegna forse sempre meno nelle scuole, in particolare nei licei, se lo si dovrebbe fare nelle scuole superiori, a pensare. Tutta la conoscenza, la sapienza greca e latina andavano proprio in quella direzione. Si è voluto in qualche modo sempre più togliere spazio a questo per dare sempre più spazio a conoscenze importanti e fondamentali di carattere più tecnico. Ma che purtroppo noi non possiamo permetterci di sfornare un mondo e generazioni di ingegneri, informatici, tutte cose utili, fondamentali, ma dobbiamo
permetterci di sfornare anche generazioni di pensatori, di intellettuali, nel vero senso della parola, non del senso, diciamo, più basso del termine. Quindi sì, pensiero emotività e pensiero logico sono i due campi, secondo me, che vanno più di tutti in questo periodo storico, osservati, scandagliati, studiati e sulla base di tutto ciò vanno fatte le dovute applicazioni. Ok, poi c'è Lisa che dice, bisognerebbe inserire la filosofia come materia nella scuola dell'obbligo. Credo di sì. Credo di sì. Di solito nella scuola dell'obbligo c'è l'antologia, lo studio dei testi di letteratura, anche quella insegna a pensare il punto di vista dell'autore. Insegnano i ragazzi a pensare. È una cosa importante anche perché poi i ragazzi poi, diciamo, dal mondo scolastico passano al mondo del loro quotidiano, a cominciare appunto dai social media, e lì poi arrivano tante cose buone, importanti, ma arriva anche tanta spazzatura. E quindi, diciamo, più questo centro innanzitutto farlo nascere questo centro, farlo migliorare, farlo crescere, raffinarlo il più possibile, più tutto ciò che riguarda il mondo esterno verrà codificato, decifrato, filtrato nella maniera più giusta. Ok, se c'è qualche altra domanda, Sì. Roberto è qui per rispondere, quindi non abbiate paura. Rimandiamo magari al prossimo webinar. Dai, se non ci sono domande, dai. Prossimo webinar. Allora, eccolo qua, ecco, mi avevo anticipato Roberto, già l'ho messo prima in chat, adesso ve lo rigiro nuovamente, il link del programma completo dei prossimi webinar. Sì. E quindi qui potete già registrarvi, alcuni sono già disponibili, altri usciranno nelle prossime settimane. Ecco, il tuo Roberto mi sa che dovrà uscire nelle prossime settimane. Homo videns, no, Esatto. Quello lì che mi è passato, sì, nelle prossime settimane verrà caricato, quindi poi i partecipanti potranno Homo videns iscriversi già senza l'abbiamo problemi. fatto, il È prossimo. proprio l'ultimo, è l'ultimo sì che mi è girato, quindi anche settimana prossima sarà già online, quindi volendo i partecipanti possono già riservare il loro posto. Inoltre, ecco, avete visto la biografia di Roberto, quella la troverete nelle slide che riceverete insieme alla registrazione nei prossimi giorni. Ebbene, se non ci sono più domande, io vi Ringrazio saluto. anche io tutti gli ospiti e insomma i partecipanti. Mi auguro che insomma sia stato esaustivo. Vi chiedo quindi di partecipare anche al prossimo, perché sono tutte, diciamo, sono tutte argomentazioni che verranno presentate in questo modo, anche le vecchie. Quindi, diciamo, sia nella parte di studio che in quella operativa. Esatto, quindi grazie mille, sto leggendo adesso tutti i vostri messaggi nella chat, grazie, grazie davvero. E Roberto, ecco, ne approfitto per ringraziare anche te come sempre per la tua disponibilità, per il webinar di oggi e ci vedremo sicuramente ai prossimi appuntamenti con tutti i partecipanti. Grazie mille a tutti e buona serata. Buona serata a tutti.